Buondì. In questi giorni in cui molti sono chiusi in casa e non possono uscire, penso che sia una buona occasione per imparare qualcosa, ma più che altro ascoltare con un'attenzione diversa, facendo attenzione a dettagli diversi delle musiche del repertorio classico, in particolare qui di Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach è la fonte della bellezza della musica per tutti i musicisti e i non musicisti. Ho già parlato del primo preludio del clavicembalo ben temperato, questo è il secondo preludio del primo volume del clavicembalo ben temperato. Ogni preludio sono 24, è scritto in una tonalità o in una modalità diversa. Il primo è il tono do modo maggiore. Il secondo è tono do modo minore. Il primo è costruito con le note della scala di do maggiore. Nella nostra musica sono senza nessun accidente, senza nessun diesis, nessun bemolle. Il secondo è costruito con le note della scala di do minore. Le scale minori sono un pochino fluttuanti, cambiano delle note salendo, scendendo. È costruito con le note di una scala che ha tre bemolli: Mi bemolle maggiore, Mi bemolle, Fa, Sol, La bemolle, Si bemolle, Do, Re, Mi bemolle. Quindi la scala di Do minore avrebbe tre bemolli: Mi, Si, Mi, La. Ma la settima nota delle scale minori la si porta sempre a un semitono di distanza perché sia sensibile dall'ottava. E di conseguenza quindi il Si lo si mette naturale. Di conseguenza anche il La non lo si lascia bemolle, altrimenti viene fuori una musica un po' turcheggiante. Ma insomma un po' di un gusto, è come una spezie troppo forte. Spezie. Allora lo si mette anche in La naturale, ma quando la nota è sensibile, quando sale. La naturale, Si naturale, Do, Si bemolle, La bemolle. Vedremo, insomma, non è facilissimo. Quello che è interessante è che anche questo è un pezzo come il primo preludio. Un pezzo basato sull'armonia. Non ha una melodia, il secondo preludio. Di sopra delle mie capacità come pianista, dovrei studiarlo. È bellissimo. È basato sull'armonia, ma in una maniera completamente diversa. A parte il fatto molto più drammatica, perché qui c'è la calma apollinea, qui invece sembra una tempesta. Bobo, dobo, 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 do. Ma comunque. Quello che stiamo ascoltando, la prima battuta è un accordo di Do minore, messo in una maniera un po' strana, stretto in basso, cioè tutte le note vicine, e poi questa nota in alto. Il secondo accordo. Il terzo e il quarto. Questo è interessante, è esattamente
esattamente lo stesso schema del primo preludio. Primo accordo, secondo, terzo accordo, quarto accordo, il pezzo ricomincia. E qui, volendolo suonare con lo stesso stile, se riconoscete 1, 2, 5, 1 i gradi della scala, sono gli stessi. 1, 4, 5, 1, ma tra 4 e 2 la differenza è minima. 4 è Re Fa La, 4 è Fa La Do e 2 è Fa La Re, Re Fa La. Sono abbastanza simili, perlomeno la stessa funzione di precedere il quinto grado. Ma la vera differenza è come Bach usa gli accordi. Mentre nel primo preludio ha cercato, sembrano onde del mare. Qui invece, teoricamente le note sono le stesse, sono semicrome, però viene da farlo più veloce, nessuno lo suona. Sarebbe possibile, ma non sentirete mai nessuno che lo suona. Ma comunque, lento o veloce che si suona, di solito viene suonato. Ma quello che è interessante è che qua Bach introduce delle note estranee all'accordo. Mentre nel primo preludio sono solo note di accordo, tutto il preludio è fatto solo con note d'accordi, da note di accordo. Qui Bach, la terza nota della mano destra, è un re, che con l'accordo non c'entra niente, l'accordo è do mi sol. È estranea, ma non è una dissonanza, è di passaggio, è una specie di mordente. E la mano sinistra, Do mi sol, c'è un Fa, ma non è, non vuole essere una dissonanza, è di passaggio. Possiamo distinguere note e abbellimenti. Senza abbellimenti è di accordo. Prima, questo abbellimento ve lo faccio sentire separato. Come tutti gli abbellimenti lo si può togliere. Accordi con le due mani che non fanno mai la stessa nota, ma fanno nota di quell'accordo. Questo abbellimento non viene messo come un vero abbellimento, cioè con un ritmo veloce e libero, non è. Era possibile. Messo in un fluido continuo di note, tutte uguali. E questo è il segreto, uno dei segreti della bellezza di questo pezzo. Bach scrive una pagina e mezza di note tutte uguali. E qual è la sua maestria? Che riesce a mettere in questo fiume di note uguali un ritmo, una forza, una pregnanza, non so, che veramente solo lui poteva fare. Questa è una musica che viene da danzarla. Sembra di, non lo so, ha una forza particolare, difficile da spiegare. In questo lui è unico. È l'unico che riesce a togliere il ritmo nella velocità delle note e a rimetterlo nella forza e nell'effetto armonico delle note.
Comunque, il risultato è un fluido continuo. Questa è la mano destra e la mano sinistra. Insieme. Splendidamente bene. Dopo le cose si complicano perché questo che sembra un gruppo, cioè quello che è interessante e difficile in questo pezzo è che sembra di aver capito quali sono le note importanti e quali sono le note di abbellimento. Nella prima battuta le note importanti della mano destra sono Do, Mi, Do e il Re è estraneo. Ma a un certo punto, per esempio, battuta 13. La, Sol, Fa, Sol. Qual è nota di accordo? La Sol o la Fa? Perché lì probabilmente, battuta 12, ve la mostro, l'accordo è. Insomma, non si capisce. Analizzandolo, non si capisce quale nota è di accordo e quale nota è di passaggio. Ma la forma è talmente, come dire, continua, coerente, che il pezzo funziona. Funziona anche nei passaggi in cui armonicamente non è molto chiaro cosa sta combinando. Alcuni appunti. Tranne rarissimi casi, le due mani non fanno mai le stesse note. Possono fare una fondamentale, il Do, ma di solito nel corso del pezzo cercano di non fare mai le stesse note perché nel momento in cui fai la stessa nota a due voci, il pezzo si impoverisce. Certo, è la stessa nota la prima. Siamo in Do minore, questo è Do, ma dopo basta. Se per disgrazia uno facesse la stessa nota in mezzo, vi faccio sentire battuta 3. Sentite, improvvisamente uno se lo sente come un errore. Questo fare la stessa nota in un punto che non sia significativo all'inizio, con la tonica, eccetera, con la nota che dà nome alla tonalità, impoverisce improvvisamente. È come se dei due persone che stanno recitando, una sparisce. È un dialogo, ma uno a un certo punto sparisce. Ve lo suono lentamente, cercando di fermarmi quando c'è qualcosa da descrivere. Ah, sì, una cosa da notare. All'inizio le due mani, cioè è un misto di moto contrario e moto parallelo. Contrario è quando io salgo e tu scendi, parallelo quando io scendo e tu scendi. All'inizio è contrario. Uno va dall'alto al basso, l'altro va dal basso all'alto. Poi per sette note fanno lo stesso disegno. Tutte e due, e poi si contrastano, si riseparano. E questa è l'idea iniziale del pezzo, che viene per parecchio tempo. Questa è interessante, terza battuta, dissonanza Do Si, la più forte dissonanza, settima maggiore, com'è che se la permette? L'accordo era Si, Re, Fa, La, settima diminuita. E il Do rimane alla sinistra come pedale per quattro battute. Do, 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 5, 6, per sei battute. Ricomincio.
poi riaprirli, perché ogni tanto computer e registratore, il registratore si scarica le batterie e perde tutto, il computer ogni tanto si blocca. Notiamo una cosa, mentre nel primo preludio la quarta battuta era esattamente uguale alla prima, esattamente, il pezzo ricominciava. Questa è la terza battuta. E la quarta è esattamente le stesse note della prima, quindi fa un cerchio e deve ripartire come se non avesse fatto nulla. Qui la quarta battuta ha le stesse armonie della prima, ma la posizione delle note era diversa, perché nella prima battuta era e nella quarta è. Perché questa diversità? Per dove vuole andare? Ha scelto una direzione per la quale ha bisogno di avere questo cambiamento. Ed effettivamente la quinta va sulla dominante della dominante, cioè sarebbe Sol, la dominante in Do minore, lui va sul quinto grado di Sol. Non Sol maggiore, Sol minore. Quindi la dominante minore. Poi va sulla dominante del quarto grado, tutte cose che aveva già fatto anche nel primo preludio, cioè Do Mi Sol Si. Effettivamente va nella tonalità del quarto grado, Fa minore. Poi Si Re Fa La, settima della mediante, cioè della tonalità di Mi bemolle maggiore, che è quella che gli ha dato i tre bemolli, Si Mi La. Eccoci in Mi bemolle maggiore, primo grado, ma senza la fondamentale al basso. E qui c'è questo bellissimo, penso che sia un quarto grado di Mi bemolle maggiore. E poi dominante di Mi bemolle maggiore. Ed eccoci in Mi bemolle maggiore in fondamentale. Un La Do Mi Sol, non lo so, quel La proprio non c'entra niente. Settimo grado della dominante, della mediante, sembra un gioco di parole, cioè l'accordo Si Re Fa, Fa La Do Mi con la naturale e la dominante di Si, dell'accordo di Si Re Fa, della tonalità di Si, il quinto grado della tonalità di Si bemolle maggiore. Ed eccolo qua, Si bemolle, però con un gioco, doveva finire con questo Si Re Fa. Invece ci mette la settima, e fin qui ci sta, il Si lo fa naturale. Cioè stiamo ritornati in Do minore, settima diminuita sul settimo grado di Do minore. Per arrivarci è passato da questo accordo Fa La Do Mi. Bellissima modulazione. La che diventa La bemolle. Il Do che scende a Si bemolle che diventa il Do che scende a Si naturale. Poi Do Re Fa, sarebbe più o meno lo stesso accordo ma con un pedale di Do, e finisce con l'accordo di Do minore. Ma siamo alla fine della prima pagina, perlomeno in questa edizione, per la prima volta l'accordo. Non c'è una battuta, un solo accordo per una battuta, ma nell'interno della battuta c'è un cambiamento, cosa che nel primo preludio non ha fatto mai.
accordo di Fa minore, il Fa diventa diesis, quindi siamo alla settima diminuita di Sol minore, che però va, non ci serve per andare a Sol minore, ma ci serve per andare nella cadenza in Do minore, ancora settima diminuita con un pedale che rimane alla fondamentale, non solo alla fondamentale, siamo alla settima diminuita di Sol minore, il Sol non ci vuole, ma lui lo tiene nel pedale, si sente nell'accordo, l'accordo rimane, ancora primo grado però con sotto la quinta, e poi dissonanza, una dissonanza che usano spesso nelle cadenze per risolvere finalmente all'accordo battuta 25 del quinto grado. Ma qui succede qualcos'altro di cui parliamo. Risentiamo dall'inizio, vediamo se ci sono ancora delle cose da osservare. Da osservare, battuta 5, 6, 7, sentiamo questa melodia del soprano, della voce più alta. Ma perché faccio questi gesti? Non perché sono diventato matto, ma perché la prima nota tende a scendere alla seconda. E si riposa sulla seconda. E poi questa che era diventata un momento di riposo diventa un momento come una domanda. Il Re che tende al Do e si riposa. Il Do al Si, allora le note più alte, il Si che tende verso il La, e il La, ripetuto, La che tende al Sol, fino a qui, e lo faccio in velocità. Vediamo se si riesce. Si sente, si costruisce una specie di domanda. Bam bam bara, bam bam bara, bam bam ba. Questo è uno degli elementi. Sono arrivato a battuta 15. Per la prima volta le due mani non fanno più l'opposto, ma fanno esattamente un moto parallelo. Partono dal basso, salgono, fanno una specie di gruppetto. Sentiamolo.
Qui la sinistra cambia, ma la destra rimane con lo stesso. E qui riprendono in modo contrario. Cioè, a questo punto tutto questo muro di note sparisce. Si scioglie. E senza via di mezzo, ma è molto ben costruito perché funziona benissimo. E la tensione di queste dissonanze, Sol contro La bemolle, consente di andare, era talmente forte che non c'è neanche bisogno questo di scendere a Sol, scende idealmente, anche perché l'accordo è ancora qua, accordo di nona, Sol, Si, Re, Fa, La bemolle. Come ho detto l'altra volta, sono rari gli accordi di nona e sono difficili da usare. Bach entra in una cadenza libera, sospesa. Questo era il quinto grado di Do minore, primo grado, con cromatismo Fa diesis, ma non è un cambio di tonalità. Ancora. Questa è la dominante della dominante, la settima diminuita della dominante, Fa La Do Mi, col pedale di Sol. E qui una cosa veramente strana, piuttosto inattesa. Presto, un'indicazione di velocità. Notate che nel clavicembalo ben temperato non c'è mai indicazione di velocità, non ti dice se vai, devi andare lento o veloce. Qui ti dice presto. Perché? Ti dice di andare più veloce di prima, cioè non sappiamo a quanto andavi prima, però qui ti dico di andare più veloce. E la seconda voce a canone. La prima voce. La seconda voce non più a canone, cioè non è più una ripetizione letterale, modula la prima volta, lo faccio lentamente anche perché non sono capace a farlo veloce. Tutta la frase ricomincia da un punto diverso, da un'altezza diversa. Ogni battuta. Accordo di settima costruito sul primo grado di Do maggiore, quindi accordo di settima della sottodominante Fa, Do mi sol si bemolle. Siamo in Do minore e questa è il Mi naturale, quindi è un accordo un po'. Questo è Mi naturale. E con un bellissimo effetto di cadenza, rimanendo in questa armonia, fa questa specie di abbellimento, di svolazzo. Accordo di primo grado di Fa minore, però con in basso la quinta, cioè non con il basso la fondamentale.
dà un senso di sospensione. Sì naturale, sensibile, e su questo sì naturale do, si, re, fa, la. Si, re, fa, la, do, un accordo di nona sulla sensibile diminuita. Bellissimo. E rimane in questa armonia per tutta la battuta e poi comincia a fare una discesa di accordi. Quello che è interessante è che gli accordi sono fatti di tre note, lui ha delle quartine per cui se tu fai due accordi di tre note, fai sei note, ma lui ne aveva otto, lo schema è di otto. Allora, un, due, tre, un, due, tre, b, b. Un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre, b, b. Questo b, b sono due note che aggiunge per fare di uno schema di sei, per fare lui ha sei note di accordo, però ha uno schema di otto, allora deve aggiungerne due. Non sono note d'accordo, sono me note melodiche. Solamente che l'ultimo do è un'ottava sotto. Do mi sol si bemolle, quindi dominante del fa minore del quarto grado. Quarto grado, che diventa secondo. Non usa la dominante, è interessante. Non usa l'accordo sol si re fa. Usa l'accordo do mi sol si fa la do re fa la sensibile e finisce. Do sol fa re mi col mi naturale. Finisce in maggiore, il pezzo è in do minore, ma finisce in maggiore. Non è un'analisi completa, c'è ancora moltissimo da dire, ma giusto per farvi venire voglia di riascoltarlo, suonato meglio. Però viene be be bello anche lento. È molto difficile avere le mani regolari in questo pezzo perché fanno movimenti diversi ed è molto difficile che lo facciano nello stesso modo e con la stessa regolarità. Beh, io lo considero un invito all'ascolto, andate a cercarvi le varie interpretazioni per cembalo, per piano, penso che questo venga bene anche sull'organo, ma non l'ho mai sentito, per due chitarre, per due arpe, per due violini, non lo so, anche per due flauti, l'ho pubblicato io, per due flauti, se non ricordo male. Bye bye.